Ben trovati amici di Movie Player, ben trovati alla nuova puntata di Lunga vita e prosperità. E soltanto quando si è messa la webcam ho realizzato che oh, non era nel setup blu e che oh, non avevo acceso ancora la luce dietro. Eccoci qua. Oh, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui adesso per parlare di The Bad Batch. No, non parliamo di The Bad Batch, magari. Magari, no, siamo qui per parlare di eh, Star Trek Into Darkness, no. Perché qua qualcuno ve l'ho detto? Scusatemi, scusatemi, mi ero completamente dimenticato di questo film. Quindi, settimana scorsa eravamo qui a parlare di Star Trek 2009, dell'innovazione di JJ, eccetera. Ma ci mancava un tassello, ci mancava un tassello. Prima di riparlare del eh, momento di luce maggiore di Star Trek, in cui si è toccato negli ultimi anni, quindi possiamo dire Star Trek 2009, che è stato un pochino rilassato il ritorno dell'amore del franchise da parte di tutto quanto il resto del mondo e quindi anche Netflix che eh, dà luce rossa sufi eh, rossa <ride> che dà eh, Netflix e Paramount che danno la luce verde per partire con Discovery mm, tutti i discorsi che abbiamo già affrontato dobbiamo affrontare uno dei punti più bassi del, del franchise di Star Trek ossia lui il film in questione di oggi star trek nemesis ah, allora, allora sappiate che sono carico per questo film perché immaginate un problema pensate un problema questo film sicuramente ce l'ha avuto pensatelo pensate una cosa che viene in mente ci è stato come, come, come dramma, come trauma. Uh, però andiamo, andiamo avanti con ordine. Prima saluto il mitico Anton, sempre presente, è un piacere perché dovessi salire a bordo. Ti avevo risposto prima, ma non so se si era sentito, uh, di, di. Il mio cuore, ti però ti ho lasciato, uh, ho lasciato accomodarti quindi prego. Si può accomodare alla sua postazione scientifica in attesa che arrivino pure gli altri membri storici dell'equipaggio. Uh, Laura, è un piacere um, trovarla in questi lidi. Un uh, caldissimo abbraccio di benvenuto, perché non so se ci eravamo mai presentati altre volte, quindi lunga vita e prosperità anche a lei. Eh, Luce Rossa del subito: eh, no, 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 non no, no, vogliamo, non vogliamo. A cadere in quelle cose uh, Fabio Monti, buonasera in questi mesi ho trovato il cofanettone di WT della serie originale lo sto ricordando ed è una gioia immensa sa quando riguardavo Sessaglia 1 nel 96 non li capivo molto avevo solo 8 anni grandissimo Fabio Monti, innanzitutto siamo coetanei quindi grande annata grande annata um, anche se io non dico mai gli anni ma dico sempre sono nato l'anno in cui uh, è uscito chi ha incastrato Roger Rabbit così chi vuole mettersi con la matematica si mette a farlo ma non lo dichiaro Ormai mai pubblicamente e, mh, assolutamente sì uh, sono contentissimo per te era uscito poco tempo fa un, un altro cofanettone molto grande di tutti i film di Star Trek che hanno preso alcuni nostri um, regazzi uh, qui però hanno uh, ritirato l'ordine perché vabbè, era una mezza scammata però se tu hai trovato questa cosa qua e sei fiero, beh era un acquisto uh, dell'epoca, ti stai sicuramente godendo un ottimo prodotto perché poi quello lì, mh, presumo che uh, sia, ah, che tu hai trovato un cofanettone uh, Come la serie originale? Quindi non so se può essere il cofanettone quello là con già le scene rimasterizzate, dove si sta proprio l'Enterprise fatto, oppure se è proprio l'Enterprise modellino quella che si muove storta tra le due. Io preferisco a vederla uh, quella lì con l'Enterprise storta, proprio vecchia anni 60 mantiene di più i riti perché stai guardando una cosa che mentalmente gli dici questa è anni 60, le scene, le scenografie, le storie sono tutte anni 60, poi guardi la scena uno spazio, vedi Enterprise fatta in computer grafica, cioè c'è tipo una dissonanza. Dici, oddio, eccomi nel presente, oddio, rieccomi nel passato. Quindi, se devo fare un viaggio nel tempo, se devo vedere Star Trek, come l'hanno visto loro. Sono contentissimo, cioè come l'hanno visto le persone all'epoca. Eh, sono molto con Questo qui è veramente il modo migliore per affrontare eh, il mondo di Star Trek. Cominciare con la serie originale. Però molte persone magari non vogliono. Quindi, per quello mi permetto sempre di dire: è un pochino problematico approcciare con Star Trek. Eh, lei di te, però buonasera. Ma buonasera a lei. Buonasera a lei. Stavo per premere il tasto sbagliato, prego. Permesso accordato di salire sul ponte. Ehm, ed ecco anche Noriko. Anche a lei, permesso accordato, Erevet. Eh, eh, tutti quanti, siete arrivati tutti quanti. Vogliamo prendere posto in sala macchine? Se non le dispiace, o vogliamo versarci dell'ottima birra romulana? Allora, allora, qui sento, sento frecciate. Colpevole e vuoto Quindi, Oggi non si corrono rischi cioè, Adesso è vuoto, prima c'era l'acqua E... Um, comunque, comunque Ben arrivato a tutti, ben arrivato a tutti uh, Esatto, rimasterizzato, mi spiace un po' per la digitalizzazione Ma essendo fuori catalogo da una vita, non mi lamento Allora, ok Io ho capito che era il DVD proprio tutto quanto quello lì Puro, uh, dei primi anni 90 Però in effetti tu hai detto che la guardai negli anni 90 Non era il DVD degli anni 90, non c'era il DVD degli anni 90 E... Um, però vorrei sapere se anche tu soffri questa cosa qua. Perché a me per esempio quella era una cosa che mi tirava fuori. Cioè fare questo viaggio che vedevi la versione moderna rifatta, poi rivedevi una cosa vecchia, E mi faccio fare... Ok. Invece, vedere tutta la roba come era all'epoca, lo, lo accusavo molto di meno. Eh, signor Anto, De, eccoci, eh, esatto. Oh, no, 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 no. Mm, Monica, ma buon salve, Monica Skywalker, ben trovati. È un piacere trovarla anche a lei qui. Eh, prego, può salire anche lei a bordo. Un cognome un po' curioso per questi lidi verrebbe da dire. Però no, no, si scherza. Fa super piacere eh, essere tutti quanti qua. Allora, questa sera parliamo di lui, del film dimenticato da me settimana scorsa. Perché è stato passato subito a Star Trek 2009. Eh, ragazzi, vi, vi chiedo scusa. Ero partito in quinta con, con questo. e... Mm, Dobbiamo immaginare che il 2002 era un anno brutto. Dobbiamo immaginare che stava per uscire, uh, cioè innanzitutto a livello proprio uh, Star Trek venivamo dall'insurrezione. Vi ricordate, no, tutto quanto quei problemi che c'erano stati del film, quella trama ridigliagliard dal film precedente in cui avrebbero fatto ok questa volta arrivano e dicono ok ragazzi abbiamo solo 60.000 dollari di budget dobbiamo portare a casa il film, che non è il film conclusivo della, um, della storia di The Next Generation, Poppy popi eh, perché dopo ne faremo un altro quindi mh, questo film dovrà essere una specie non hanno stato, ovviamente detto queste parole dovrà essere un Avengers di tutti quanti i personaggi di Star Trek quindi qua iniziamo a metterli tutti, mettiamo Genway, mettiamo um, 7 di 9, mettiamo Wesley Crusher. E nel prossimo film metteremo Odo, Kira. Cisco! E poi metteremo la Voyager e tutto quanto l'equipaggio e tutti quanti dovranno fronteggiare una minaccia clamorosa che indirà tutti quanti i franchise di, di Star Trek, tranne vabbè Enterprise, ma lo sappiamo. E quindi quello lì sarà l'epico finale della ciurma dell'equipaggio dell di The Next Generation, con il quinto film che uscirà dopo Star Trek Nemesis. Si, sì, perfetto! Viva! Evviva! Allora iniziano a fare questa bellissima produzione e di questo film, poi però dicono bello tutto per rendere le cose un pochino diverse, no? Vogliamo fare che Picard si scontri con qualcuno dell'universo specchio genio. Genio, facciamo lo scontro Picard contro Picard dell'universo specchio E poi qualcun altro in qualche stanza paramotor a... no, 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 no Non facciamo Picard che si scontra con qualcuno dell'universo specchio Facciamo che Picard si scontra contro Picard Una versione pigione di Picard Geni, geni, geni E purtroppo qua, dispiace, perché bisogna pure dare la colpa a un attore del cast Perché... Uno dice, vabbè, eh, sai, quando sono stati coinvolti ehm, Riker, quando è stato coinvolto Leonard Nimoy nei progetti di Star Wars, e eh, sei ciao, <ride> forse l'abitudine non ci fate caso, nei progetti di Star Trek ehm, c'è sempre stato quel valore aggiunto, è sempre stata una cosa ottimale, giusto con William Shuttle e Star Trek 5 c'è stata questa un po' perdita de dell'obiettivo, però in passato c'è stato sempre un momento in cui... E qui.. Il buon Brent Spinner ha detto: Ragazzi, sapete che c'è? Vi do una mano anch'io a scrivere la storia. Raga, abbiamo svoltato. C'è pure Brent che ci aiuta. E tirano fuori quest'idea discutibile di un Picard clonato dai Romulani che di punto in bianco diventano una minaccia, dopo che... Boh, non voglio dire che sono stati buoni per la guerra contro il dominio in passato, però insomma, se tu devi dire le prime dieci minacce della, del sistema di Star Trek, prima arriva di arrivare a di Munani ci metti un po', e... e il loro piano era quello che ci sarebbe stato il doppio Patrick sai ci sarebbe stato il doppio Patrick Stewart a interpretare sia la sua versione anziana capitano dell'Enterprise e la sua versione Romula remana Romula remana Romana chiamiamola Romana come diceva la intro Romano e, 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 e poi qualcuno ha detto regà no che ma seri? ma seri? Ma seri Però voglio prima leggere Perché ho visto tantissimi commenti arrivare E non ce la faccio più a vedere il mio faccione Quindi ci mettiamo il trailer in sottofondo Il trailer che lo vediamo prima è il loop Così in grande senza sentirlo Così almeno posso leggere i commenti E rispondervi Mentre Mentre um, Passa qualcosa Perché sennò è bruttissimo E andiamo Ehm... Parapara parapara parapara? Che è successo? Perché la nemesi del canale? Non ho capito Ah, ok Ormai non potrà sentire più dire ehm... Ok Non ne potrà più sentire parlare del mio confanettone Perché? Dove altro l'hai detto del tuo confanettone? Confan che poi aspetta, è detta così La tua frase, Fabio, è anche un pochino ambigua Se me lo concedi, eh c'è qualcosa che non quadra. Uh, che gondole che abbiamo qui. Di che stiamo parlando, ragazzi? Vi <ride> sono perso tanto. Uh, buonasera, buonasera. Uh, Star Trek Nemesis non è quello con Tomardi, assolutamente sì, è quello con Tomardi, ma siamo andati anche vicini che fosse quello con un altro attore. Credo che ho messo a 1 per 5 perché non dovrebbero saltare così le cose. Esatto. dovrebbero essere un pochino più, più lineari. Oggi si parla anche di un gioielissimo Tomardi, roba di 92, 22 tonnellate di muscoli fa, ma di 22 tonnellate di muscoli fa e non solo perché... Uh, è tanto 22 tonnellate di muscoli ma anche tanto trucco uh, e protesi fa uh, beh guarda oggi avrebbero anche unito Enterprise sì senza problemi e poi sotto un certo punto di vista Enterprise, Star Trek e Nemesis l'hanno messo dentro Enterprise perché um, nella scena quella lì di Enterprise dove ci sta appunto uh, vabbè non so neanche quanto spiegare in una scena famosa di Enterprise Uh, dove ci sono dei detriti e una nota razza uh, che non dovrebbe essere presente in Star Trek Enterprise e tra i detriti ci stanno anche i detriti dell'Enterprise. E... Ah ma l'hanno fatto perché non avevano soldi, era un momento di riciclone totale. Uh, aggiungendoci Discovery e Picard e si immagina Picard giovane versus Picard di mezz'età versus Picard anziano, ma se fosse oggi avrebbero fatto di tutto per fare una cosa del genere. Si sarebbero mettati in multiverso per fare una cosa del genere. Vedo che oggi manca la stessa persona, no? Non è la stessa persona, ma non era neanche la stessa persona all'epoca. E però possiamo dire che qualcuno ha aiutato a rendere questa scena, che spoilerava già tutto dal trailer, e ancora più, più ideale. Dopo ve la faccio vedere a nostro rischio e pericolo, però mh, ce la ci qualche minuto. Questa prima è stata la casa di milioni di case di fobia di Alopecia. Gianluca eh, Romano, assolutamente, a posto, l'ultimo film di TNG qualche tempo fa, se pare che si ha detto che è un nuovo film in sviluppo, mamma mia, io posso dire, dobbiamo prendere. Non voglio ah, dare ragione ad Alessia, però. Quello che ha detto Alessio Pennesani su Multiplayer qualche tempo fa. Ma ci sono alcune persone che ogni tanto dicono delle dichiarazioni che potrebbero pure non dirle. Quindi prendiamo per mano il nostro nonno Patrick. Diciamo nonno, siediti qui, guarda, guarda, storseggia il tè mentre ti godi il fatto che hai finito una serie. In una maniera un po' decente, basta. Giudici di questo, Patrick. Giudici di, 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 di questo. Uh, dimentico sempre che sia Tomardi. Sì, è Tomardi. È Tom Hardy. prima apparizione di Tomardi. Uh, Presa track generazioni che non ho ancora veduto. Ah ah ah, non l'hai visto. Mi spiace che sia venuto fuori come crossover. Uh, una macchina di Animal Ed for Skelly. Senza Spock e McCoy, che crossover è? Eh. Da una parte hai ragione, però mh, è un po' il discorso che facevamo uh, ieri, riferito a The Acolyte. Quindi, per un altro discorso, però tu immagina riportare questa cosa in un discorso in cui hai un film, neanche un equipaggio, due membri dell'equipaggio, due equipaggi da mostrare, sempre, quindi per come era partito il film che era proprio tutta una storia completamente differente e dove era veramente Kirk versus Picard era era sare, sarebbe riuscito magari a dare un briciolo di spazio a entrambi i capitani però ne usciva sporco uno di due riducendolo il numero dei personaggi che sarebbero comparsi, hanno ridotto sicuramente anche i costi, ci sono stati anche meno problemi, perché era stata un pochettino problematica alla fine la lavorazione di Generazioni, gli è, gli è, convenuto, così, gli è convenuto così, però da una parte sono d'accordo, mm, il cast di Next Generation in Generazioni risalta poco, perché tutti quanti gli occhi sono presi a Luke, e per Kirk. Quindi mettere anche altri avrebbe un pochino scombustolato le cose. Eh, br -br 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 Ma è basato su Next Generation o su Picard? Attenzione di che stiamo parlando. Eh, Generazioni hanno il nuovo film. Io spero su niente. Io spero veramente su niente. Eh, poi sempre ultimamente ho letto il sette nemesi: il rapporto con Hardi, con il resto del cast, non fu proprio di Non solo mm, il rapporto con Tomardi, perché vabbè, Tomardi era l'ultimo arrivato in un cast di persone tutte quante super famose eh, il vero problema di star trek nemesi era il regista perché il regista um, era una persona che non ha mai visto star trek che trattava male eh, gli attori che insultava eh, gli attori mh, continuava a, a a chiamarli con di strani lo stesso uh, mh, uh, Jonathan Frakes, mi viene sempre da chiamarlo Riker, non riesco a chiamarlo con il suo vero nome. Lo stesso Jonathan Frakes. Uh, più di una volta dirà che lui è stato pessimo in quanto a rapporti relazioni con, con il set. Sappiamo che invece un regista deve assecondare, stare vicino agli attori perché se l'attore è a suo agio sul set, poi il film esce bene. Mentre invece direttiva dall'alto che uh, gli um, smuovevano le cose, um, la produzione che gli metteva dei paletti nella storia. Lui, regista che non aveva mai visto un singolo episodio di Star Trek, in tutta la saga vita si è ritrovato a registrare e fare un film del genere cosa che sicuramente col senno di poi un pochino si vede che è stata un po una cosa eh, eh, eh così e quindi vogliamo dire il poro vogliamo dedicargli un air poro non lo so io non, non sono proprio sicuro di voler dare a um, non mi ricordo mai come si chiama si chiama Stuart si sì. Stuart. Bird. Baird, ba Bayard. Scritto Baird, ma sarà Stuart B Bird. Dai. Stuart Bird e l'appellativo di povero, perché viste certe cose che ha detto e fatto, non, non se merita nulla. Uh, però mh, è stata una produzione veramente, veramente problematica. Che ha avuto anche dei punti di luce. Perché poi ci sono state anche delle cose molto uh, piacevoli, però. Quanti problemi, ragazzi, quanti problemi. Ma prima di continuare i problemi vi rileggo perché questo film vi ha eh, vi acceso perché vedo un botto di commenti. Um, ciao, Paride, ben arrivato! Ben arrivato, Parido, buona giornata, buona giornata. Tomardi non è un uomo facile, anche in Mad Max Fury Road si segnalò il suo carattere. Però se tu in Mad Max Fury Road, già posso dire ci può stare già. Non ci può stare. Però in Mad Max Fury Road. Sei Tomardi, ormai sei un attore un po' avviato, che qua nel tuo primo film eh, tu eh, già alzi la cresta e appunto magari un regista non ti dice: Oh, chicco, cala un po', cala Merlino, cala. Eh, è brutto, è brutto. Eh, buonasera Yuri cioè, che piacere. comunque ragazzi devo salutarvi, è stato un piacere chiacchierare con tanti trackers come me ma quando vuoi Fabio, noi siamo qui ogni mercoledì e soprattutto dalla settimana prossima che arriva Discovery parliamo anche di Discovery, quindi non mancare ai prossimi anche appuntamenti e recuperaci perché tanto siamo sempre qui tanto nella ciabatta rossa, tanto nella ciabatta viola e chi vuol capire, capisca dove ti senti più comodo, ci stanno entrambe le, i VOD delle, delle Live, che facciamo quindi è stato un piacere veramente eh, permesso eh, di lasciare la plancia. Um, sentivo che dirigeva Star Trek: credeva tutti Nemesis, forse è il più brutto, anche se si fa finta di andare d'accordo, allora sono d'accordissimo. Nemesis è il più brutto. Non lo so perché io un briciolo di lode a Nemesis per alcune cose gliela do. Tipo la battaglia spaziale, una cosa cioè, a questo film, la battaglia spaziale. E, mh, però sicuramente ci sono tantissimi problemi. Eh, il più brutto, no. Star Trek 5 per me è, più, è proprio più brutto: è, è, è più brutto Star Trek 5 perché è, 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 è inutilmente comico mentre questo film è comico magari. Per certe cose, per una trama inutilmente arzigogolata, tipo uh, prendiamo l'androide, lo facciamo a pezzi, lo lasciamo lì. Sappiamo che l'Enterprise un'altra nave la catturerà, uh, lo prenderanno, lo attiveranno, lo rimonteranno. Questo droide hackererà mh, il computer della nave, e poi noi attireremo la truppa lì, così ci riporteranno il droide. L'androide, scusatemi, così ci riporteranno l'androide. Noi prenderemo tutti quanti i dati e potremo attaccare liberamente la Federazione. Il tutto facendolo come? Con una nave occultata che non ha letteralmente bisogno di sapere dove sono ubicate tutte quante le navi della Federazione. Quindi fa un piano incredibilmente articolato, però, eh, beh, però tanto a me non mi serviva sapere dove stavano le navi. Io faccio quello che mi pare, da occultato, prendo, vado, sparo, colpisco, armi della Ronica, addio, ciaone. E poi armi che ci mettono, sistemi d'armi che ci mettono più della morte nera a sparare. Già la, la morte nera. Dico ok, ci sta che la morte nella ci mette qualche minuto per darsi la carica e sparare. Ma qui, sette minuti tra un colpo e un altro, dai, mamma mia! Cioè, io il finale. È proprio una cosa che proprio sta in piedi solamente perché bisognava voler dare un finale. E ci stanno tante cose da dire, eh. dobbiamo veramente parlare di tantissime cose. Quindi cerco di non distrarmi, vi rileggo di nuovo, vi rispondo e poi andiamo avanti con le cose da dire. Noi è sempre stato debole nella storia. Guarda, ho fatto in tempo a leggere questo messaggio. Effettivamente sì, è proprio un colabrodo, uno scolapasta. È tutto quanto sbagliato sotto lato storia, perché... Se tu guardi dici, ah beh no dai, ha senso. Poi però ci, mh, entro in modalità Gab ed esattamente come l'altro giorno dico, ah vabbè, non, non ha senso questa cosa, questa cosa qui non ha senso. Poi adesso sicuramente Erevet mi dirà che è giusta questa cosa, eccetera. Però, però, a me che nell'universo di Star Trek... Un personaggio come Picard che non ha mai espresso... Che bello, vado veloce, uh, mi piace guidare. Vuole a tutti i costi prendere il nuovo veicolo per fare la missione con il lander, con la macchinetta che sfreccia nel deserto. Questa cosa a me mi, mi fa sapere quando? Già, perché? Perché questa scena? serviva per prendere il eccetera perché picarsi fomenta vabbè perché serviva per far fare a lui la gag ok ma cioè, io no io pur... no questo equivale a usare le barche in star wars per me è la stessa cosa quell'espediente che serve così che non mettiamo possono volare vabbè no, non ce la posso fare non, uh, non lo so e... Non si può dire che abbia finito uh, Di essere diverso Tomardi ha fatto vedere subito che pasta era fatta Sì effettivamente è andato subito E ha alzato la cresta nonostante Fosse uh, rasato per tutto il film Alla prossima settimana con Discovery Entriamo tutti in modalità Germano Mosconi Chi lo sa magari alla fine tanto partiamo E poi questo Discovery Ci stupisce eh? Magari lo guardiamo e diciamo wow che puntatone e... ciao ciao a tutti. Um, poi, nemmeno siamo andati in vacca l'intero Impero Romulano, così a caso. Sì, vabbè, l'impero Romulano non hanno mai deciso di investire troppo nell'impero Romulano, se no avrebbero fatto uh, altre uh, cose per integrarlo meglio nelle storie e nei racconti. Comunque, mm, date che vi ho recuperato. Uh, comunque, uh, Star Trek Nemesis, come dicevo, produzione super mega travagliata e questo regista non ha sicuramente collaborato. Um, il film, tra l'altro, prevedeva un grandissimo numero di eh, scene in più, uh, all'incirca si contano 50 minuti di scene tagliate dal film, che sono anche alcune possibili da recuperare dalle scene tagliate eh, dai DVD, ma altre proprio irrecuperabili, esistono solamente dallo uh, script che è stato trapelato qualche mese prima del, delle riprese, perché le riprese sono iniziate a novembre o dicembre 2020, 2001, non ricordo, e finirono a marzo del 2002 ovviamente. Mm, e grazie a quelle cose lì si eh, è capito un pochettino quali erano um, queste altre scene, si era scoperto che Wesley, um, che non era neanche stato contattato, sapevatelo, uh, fu l'attore di Jordi Laforge a dire guarda stiamo facendo a Will Wheaton, se non erro, a una conferenza oppure si sentirono proprio, ha detto guarda stanno parlando di fare un altro film di Star Trek e, e ci sta sicuramente eh, Beverly, quindi a te ci sei allora lui fa boh no io non so niente no beh ci devi stare per forza e tipo will racconterà che tipo due tre giorni dopo questa chiacchierata con um, uh, viene da dire Levar però non sono sicuro più dei nomi di nessuno oggi e, di jordi e, um, dice che è stato contattato il sergente da paramount che ha detto guarda serve il tuo ruolo, e Will, ah beh allora fighissimo, allora che cosa è? Cos è diventato uh, Will um, Wesley Crusher? È diventato un comandante, un cadetto, cosa sta facendo? Guarda, non serve proprio fondamentalmente che tu lo dica, tanto... Uh... Per il fan sarà importante, tanto che tu sia lì perché hanno scenato un matrimonio. Vabbè, e quindi lui sarà coinvolto in queste scene in più. Uh, Worf avrà delle scene in più. Data avrà delle scene in più. Il Capitano Picara avrà delle scene in più, tanto all'inizio quanto alla fine. E questo taglio ha, ha tolto al film un'incredibile badilata di scene neutre ma anche tantissime comiche perché scusatemi ma come ben saprete uno dei possiamo dire meme più ricorrenti di star trek è il fatto che um, gli attori che sono coinvolti proprio fino a questo film ogni volta che arriva un colpo devono dire ehm, fuoco con i phaser capitano si sente poi la voce di produzione che fa dai, mi metto anche in grande a farlo. Ok ragazzi, adesso riceverete tutti quanti un colpo di faser a destra, quindi immaginate che trema tutta quanta la nave e volate verso sinistra, ok? 3 2 1, anzi facciamo le cose proprio fatte bene. Riceverete un colpo di siluro da destra, quindi preparatevi al 3, al 2, 1 E facevano così. Questo sarà il primo film in cui metteranno veramente tutta quanta la plancia in dei pistoni che si muoveranno e quindi ogni volta che si vedrà il siluro arrivare, il colpo arrivare, veramente le persone volano. Quindi, ci ha, quindi veramente è finito il momento uh, di quelle scene cringe in cui vediamo le persone che poi fanno quelle capriole triple carpiate. Sì. Ma per motivi diversi è finito quel periodo, perché in una delle gloriose scene tagliate da questo film c'è il fatto che la poltrona del capitano ha le cinture di sicurezza <ride> inserire proprio suono risata <ride> dov'è la risata? <ride> <ride> Con tanto di Picard che dice, ah ce l'hanno fatta finalmente a metterle. Cioè, questa ragazzi, per me, tutto quanto questo, Picard che fa le battutine a Worf, Worf, mica un uomo della sua stanza, avrà paura di essere tutto quanto venuto di fronte ad altri ufficiali, palesemente facendo riferimenti alle dimensioni della sua intimità. Mm, oppure che Sempre Picard Che è sempre stato un po' giocherellone no? Però che prende E sfotte uh, Riker Tu dici vabbè ma che cosa carina Non lo so uh, Dandogli del uh, signor Troi, Cioè con il cognome Di sua moglie Cioè mm, boh, Questo secondo me È molto Tanto peggio del generale fax di episodio 8 perché immaginatevi tutte quante queste scene in cui arrivava così, in cui poi mh, dopo ci stava beh pure tutta quanta un'altra scena nel finale soprattutto quando ci stava il passaggio di testimone di Riker che lascia il posto al eh, nuovo primo ufficiale ehm, del, dell'Enterprise visto che poi data ripettoni, e, e quindi dice, oh, mi raccomando, eh, eh, non lo chiamare troppo Jalliouk, eh, e lui, ah, va benissimo, raga, che via dalla, dalla plancia, e lui, ah, e ci sta tipo Picard che lo guarda male. Cioè, veramente, eh, sarebbe stato un film in cui lo guardavi e sentivi solamente e non c'è anche un melone per il luoghi. Telecamera che sale, eh, fine. Cioè, veramente... Già così. È quello che è immaginatevi con questi minuti non tagliati che cosa sarebbe stato il film. Ma ma se vogliamo se vogliamo, uh, il film a proposito, sempre di, 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 di problemi, di, di produzione. Anzi, prima finisco vi, vi a leggere, perché ho visto che storie di parecchi messaggi. questa cosa è probabile davvero non si capisce proprio, non ci hanno fatto uh, nemmeno delle action figure decenti. Quindi no, non ha senso, non ha veramente senso il fatto che c'era quella scena lì. Io mi sono pure detto, mi sono anche Detto e non sono riuscito a trovare dati. Quindi Erevet possiamo dire che sguinzaglio il, il, il cane da tartufo a riguardo. L'unica spiegazione che sono riuscito a trovare dietro all'utilizzo di, di questa scena e della presenza del, 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 del veicolo Argo è che questa cosa esiste davvero. Cioè che è arrivato un, un contratto, da. Ora faccio un esempio da Porsche, Ferrari, Lamborghini, chiunque sia chi produce quell'affare che è andato a casa Paramount, ha appoggiato una valigia sulla scrivania e fa noi diamo 10, 20, 15 milioni di dollari a qualsiasi produzione esca nel, nell'inverno del 2002 per metterci questi. Questi se sono guardati lì ho detto... Noi c'è una mora No, un ci... no com'è? Una cameriera a Manhattan boh, il... E delle due torri? Lo mettiamo nelle due torri? No, che abbiamo Star Trek Con una scena nel deserto Genio! Mettiamolo lì E quindi secondo me hanno fatto una cosa del genere Però non sono riuscito mai a capire il nome del veicolo Perché poi sembra proprio palesemente Uno di quei classici veicoli Che si utilizza per fare le escursioni Però non sono mai riuscito ad arrivare Al, al nome della ditta Però penso che sia semplicemente questa, questa la cosa il, Anche il cringe da Sono super d'accordo che il cringe da Ma a certe volte no Beh, le cinture avevano aggiornato il codice stellare, ricorda la normativa, introduceva anche il secondo specchietto retrovisore sulla sezione a disco, esatto. Uh, Picard, per Villa della Plancia? Assolutamente sì, in realtà il regista di Nemesis, è René Ferretti. Ma guarda, secondo me René Ferretti sarebbe stato ancora più bravo, sarebbe stato veramente ancora più bravo. Uh, anche se una, um, una sua grande particolarità di, di questo film è um, questa scena. Che René non sarebbe stato in grado di girare, ma ci arriviamo per tempo, ci arriviamo per tempo. Um, comunque stavo dicendo: una delle cose che noi abbiamo rischiato in questo film era di non vedere Diana Troy, perché Diana Troy, eh, nonostante eh, la trama avesse un ruolo importante, era un personaggio centrale proprio eh, nel film e tra l'altro subisce non voglio chiamarli uh, mind rape, uh, però delle invasioni mentali, chiamiamole così, um, di un numero maggiore nella versione tagliata del film, quindi poverina, uh, lei non ha trovato un accordo e um, a suo dire il motivo era il più insospettato, cioè no... Eh, era dovuto al fatto che non la pagassero abbastanza. Ma lei ha ricevuto come risposta il: Ah sì, non ti senti pagata abbastanza? E allora sai chi, eh, chi è che rischierà di essere al tuo posto? 7 di 9. Eh, C'è stato questo momento in cui già volevano, nel loro folle piano, inserire 7 di 9 nella scena del matrimonio. Ehm. Um... Poi eh, in questo momento di stallo eh, Diana dirà eh, no, io non voglio fare questa cosa, noi chiamiamo eh, Jerry Ryan per, per fare eh, un ruolo proprio così continuo che si trova sulla plancia dell'Enterprise, eh, gestisce pure tutta la situazione, quindi lei eh, fa il tuo ruolo in, in, in Nemesi e Jerry Ryan a una certa dirà anche ragazzi, sto che... Perché dovrei essere a un matrimonio di gente che non conosco? Ok, che c'è il capitano Genway che ormai è diventato ammiraglio, che sta a fare le sue cose. Perché dovrei essere? là, Uno, poi due, mi sto riccamente facendo i cavoli miei. Mi sto riposando dopo questi anni che ho girato Voyager. Quindi non ho minimamente intenzione di venire a girare questo film. Uh, quindi vedetevela voi. Mm. E quindi poi, mesi e, eh, no, mesi, un altro piccolo periodo di stallo, e poi dopo, alla fine, Diana accetterà però c'è stato questo breve momento in cui hanno veramente detto "Vabbè, dai, facciamo che magari i remani fanno l'incursione dentro gli impianti eh, corticali di sette e quindi siamo sette che ha le visioni anziché Diana che le percepisce, poi magari sempre sette riesce a trovare qualcosa e c'è stato uh, così Gianmarco sono incredibilmente d'accordo con te, ma leggerò il tuo commento quando ci arriverò. L'ho letto soltanto sono incredibilmente d'accordo con te. E subito dopo c'è la battaglia spaziale. Um, comunque, mi pare che ci fosse una scena dove Enterprise viene controllata da un joystick comprato dal negozio cinese, oppure era l'insurrezione, non ricordo bene, era l'insurrezione. Era l'insurrezione e quella che io uh, reputo da sempre una delle cose più clamorose e orribili della storia del cinema... Con uh, Veramente l'Enterprise guidata dal classico joystick comprato in un negozio di computer degli anni 90, eh, che però Arevet eh, ci diceva e ci faceva notare che un briciolo poteva aver senso che il controllo della, della nave diventasse manuale. Io non voglio criticare quello, ma criticavo il fatto che. E non mi stanco mai di farlo... Che era il classico joystick... Con i tasti rossi... Con le cucite... Modificatelo... No, Modificatelo... Cioè... È meglio fatto largo... Largo almeno... L'hanno reso... Così... Gli hanno dato quel look... Un po' star trekchiano... No? Anche se... La, fam la federazione... È famosa... Per mandare... Veicoli a quattro ruote... Sui pianeti... Ma quando? Ha senso... Farlo... Come lo fanno... I star trek Prodigy, Che tra l'altro... Non vi ho detto... Ho finito finalmente. Ha senso fare come Star Trek Prodigy, um, dove uh, per l'appunto ci sta un replicatore gigante che all'occorrenza ti crea la nave col tettuccio, la nave sottomarina, la, lo shuttle volante, il veicolo da due, il veicolo da tre. Cioè quello ha più senso secondo me. Ma che tu fai un veicolo come questo, cioè paradossalmente Argo, non dovrebbe esistere. È anche un veicolo scoperto. In Star Trek, allora, tu non puoi usare la navetta perché magari ci stanno radiazioni uh, tetrachioniche che disturbano i motori della nave, va benissimo, però tu puoi andarci con una navetta che ha semplicemente delle sbarre di ferro che ti proteggono. Non ha senso. Mm, cioè, è minimo essere chiuso. È per quello che dico che secondo me ci sta così. Vabbè, comunque. E come diceva Gianmarco, la cosa più bella del film è la Mirage Sono molto d'accordo. Eh, era una sorta di jeep dotata di uh, struttura tubolare simile a Dumbaghi esatto? Però armata di Faser. guarda Si, sì, era poi Faser proprio un cannonetto messo dietro. Nel coso poggia, poggia piedi di, di, di chi sta dietro. La... Probabilmente ci stanno veicoli simili in um, Jurassic World, eh, Jurassic Park, Il Mondo Perduto. Secondo me ci stanno veicoli proprio così. Ottimo la fila, spero di ci sia piaciuta. Quanto è piaciuta a me, Prodigy. Sì, Prodigy l'ho trovata incredibilmente carina. Tra l'altro, poi dobbiamo parlare anche di Prodigy. Spero di riuscire a trovare um, il tempo sempre oggi. Uh, perché è uscita la seconda stagione di Trek Prodigy. Così boom! Dici: Ma come? Sì, sono in Francia! In Francia su Netflix c'è Star Trek Prodigy 2. Lì, non da noi. Poi dici che la gente salpa verso i mari del nord. Grazie. Per forza che si salpa verso il Mar dei Caraibi. Che senso ha che addirittura Netflix faccia prima le cose in altre nazioni? No. Comunque, andando avanti con il nostro dissing a tema. Um, cioè dissing. Con le nostre chiacchiere a tema uh, Nemesi, um, dicevamo di Tomardi, uh, come si può vedere da questa foto, il nostro buon Tomardi uh, aveva una bellissima protesi sul naso, parlando di. Giovanissimo uh, Aveva una protesi sul naso Per non far notare um, Il naso palesemente Differente Solamente che si vede Cioè si nota palesemente Che c'è qualcosa Che non va sopra gli occhi Poi dici perché c'erano tante le scene Al buio quando c'era lui Per questo perché non si poteva fare una scena Troppo con lui troppo illuminato Cioè lo guardi e dici mamma mia ma che è sta roba Chiudi un po', abbassa un po' le luci. Uh, Duccio, smarmella un po' e, e proprio tiene. Poi, visto lateralmente, ce l'ho la foto lateralmente? Forse ce l'ho. Ah, sì, ce l'ho. No, dov'è? Ho perso la foto di lui laterale. Ah, eccolo, mamma mia. Cioè, guardate che è. Dice, vabbè, che cosa. Sì, però osservate attentamente. Qua si può vedere proprio tutto quanto l'effetto trucco prostetico. C'è. Non vuoi dire trucco posticcio, però era un trucco un po' posticcio. E sei illuminato qui neanche da una luce troppo forte, da una luce un po' così. Però non si, può, non si può veramente guardare, ehm, comunque, eh, continuando con le cose. Una cosa che va detta di, di buono di questo film, oltre appunto alla presenza di 7 di 9, che abbiamo rischiato di non avere, oltre a tante altre cose, è ehm, la scena dello, dello scontro Scimitar-Enterprise, eh, che però non so quanti di voi sanno, non doveva essere per Niente, così uh, all'inizio si pensava che lo scontro sarebbe dovuto essere la scimitar contro l'Enterprise e un'intera flotta di caccia eh, romulani di eh, navi da guerra romulane che arrivavano, sparavano, proprio pro, pro, pro. e quindi sarebbe stata una battaglia, a detta loro, eh, che avrebbe ricordato un pochettino le ultime scene della battaglia con, con il dominio e dove vediamo proprio scene di battaglia go, -go. però poi si sono detti, oh regà ma quindi se effetti speciali chi li fa? e, e c'è stato tipo... M crea, there, 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 there. E quindi ho detto: vabbè, allora tagliamo le scene con i caccia. Va bene. Quante navi romulane mettiamo? 10, 10 sono tante. 5. 5 sono tante. Due? Ok, due, ma si rompono subito. Quindi, dai piani alti che erano, questi progetti meravigliosi arrivano a questo finale che, se ci pensate, ha incredibilmente poco senso. Come tutto il trappulone della nebulosa ha molto poco senso. Mm, però, finalmente, se vogliamo, vediamo un film in cui l'Enterprise entra in uno scontro a fuoco Con qualcosa tra cui. Soprattutto è anche forse la prima volta in cui vediamo una uno scontro. Serio in un film di Star Trek. Perché, se ci pensate, Star Trek 1 c'è cioè uno scontro serio, no. 2 L'ira di Khan. Bello, eh, bello il primo incontro uh, reliant contro Enterprise. Però vogliamo chiamarlo scontro a fuoco due colpi di phaser un siluro fotonico non è uno scontrafuoco Star Trek 3 non c'è uno scontrafuoco C'è un siluro anche in quel caso e no 4 eh, no il 5 il 5? Cos'è il 5 ehm, nel 6 lì ci sta già una cosettina differente però il vero momento in cui le navi della federazione sparano è la fine quindi anche lì non va bene. Generazioni, anche lì non va bene. C'è una nave contro un'altra e poi solo dopo neanche si risponde al fuoco. Sempre lì, anche in un siluro. Uh, L'insurrezione. Vediamo la mano... Ah, scusatemi. Il primo contatto. Vediamo una signora battaglia. Però è una battaglia e ci reputiamo veramente soddisfatti. Noi vediamo che la battaglia lo vorremmo vedere di più. No, la vorremmo vedere proprio dal punto di vista della Defiant. Dal punto di vista del Millennium Falcon. Dalle altre navi. È una bellissima scena, però dici... Mm. Bella, tutto quanto, però vorrei vedere di più. Qui vediamo una bella sequenza. Oh, dici finalmente la scena così. E una scena in particolare hanno detto: Regà, questa. facciamo la buona. Perché per la prima volta sono tornati a costruire un modello dell'Enterprise. Per anni ormai avevano fatto questa Est Enterprise. Tutte quante di computer grafica che si muovevano nello spazio, non si parlava più di modellini, però. Per una scena hanno detto facciamola vera. Proprio l'Enterprise, ovviamente quale scena? Quella dell'impatto, quella dell'Enterprise del, dell che si va a schiantare contro la Scimitar. È stata uh, realizzata sul serio parte della sezione a disco dell'Enterprise e ovviamente parte della Scimitar. Mm, sono state uh, fatte schiantare, girate con varie telecamere uh, che riprendevano l'impatto, ma soprattutto è stata girata. Sotto sopra, quindi gli addetti agli effetti speciali eh, erano sotto con tutte le altre telecamere e riprendevano questo il, il, il volare dei detriti verso lo spazio no? dopo l'impatto, che in realtà però era, visto dal nostro punto di vista, i detriti che cadevano a terra il tutto girato a un frame rate più lento del normale ha reso questa scena che vedela così pare anche un po' ridicolo perché sembra tipo eh, gigetto che grattugia il parmigiano sopra la pasta che gli ha preparato la nonna qua a sinistra che in realtà poi diventa questa bellissima scena che è a destra questa enterprise che si schianta contro la scimmia. E secondo me si vede, si vede, è il giusto tocco che ci sta. Poi tutto il resto, mille dubbi, Enterprise, il 3 da sporto, il pezzo di ferro conficcato dentro Chinzon che non fa sangue, Brand Spinner che voleva a tutti i costi morire, e dice basta raga, sembrava proprio, no... io voglio morire. Nonno, come si chiamava il nonno quello lì di Boris? Che dice, no guardi, io voglio rimanere morto. Ecco, lui ha detto guarda, voglio morire. Lasciamo before per non fare proprio... Distruggere i fan... Da, però io voglio morire... Non la sapevi! Ma sul serio! Non ci credo! Oh, questa la sapevo! Questa, questa... Questa era una grande cosa... Soprattutto la parte... Della de, de grattugiata... Perché mi ricordavo... Questa cosa qui... È, è stato bello recuperare tutte quante le varie foto... Perché questa era una di quelle cose che... Che sapevo che era troppo bella anche l'immagine dell'hangar um, diciamo che all'epoca c'erano due scene molto simili che erano avvenute questa e quella di Battlestar galattica che fanno sostanzialmente la stessa cosa beh non è un, uno spoiler grande quella di Battlestar galattica si vede palesemente che è finta quindi la differenza tra questa e quella di Battlestar Galactica è proprio l'interazione con gli oggetti, cioè lì proprio simulano e vedi però proprio i pannelloni che volano. Sicuramente oggigiorno sarebbe un'altra scena, un'altra computer grafica eccetera, uh, però all'epoca tra le due soluzioni io ho sempre preferito questa versione qui, l'utilizzare i modellini, grandi telecamere, uh, frame rate modificato, prendi, riprendi, inquadri e metti poi le esplosioni in computer grafica. Hanno molto vinto loro in, nella, nella realizzazione di, di questa cosa e ricordate qui ho detto basta sacratica sta sotto Star Trek Nemesis addirittura e... eccoci qua eh, cartella oh, ho letto sul largo le mie foto mi informano che tutto il fan di Star Trek generalmente il nerdone un che c'è sull'unità del veicolo l'argo bagno è stato creato schiaffo stiamo parlando del largo quindi mettiamo le foto di questo essere inutile largo e qua. Um, largo bug è stato creato schiavo dello script e della sceneggiatura pensato uh, uh, parezza subito di diverse caratteristiche tecniche deficitarie nessuna pressione esterna da parte di altre aziende solo un no e allora, e allora si meritano tutto quanto il male perché io ripeto avevo lasciato il beneficio del dubbio spero che sia creato qualcuno in paramount con una valigia dei soldi ma se era solamente una scusa di allora mettiamo un video intanto è l'ennesima conferma che forse ogni franchise ha il suo. che ogni franchise ha il suo canile. E che quindi da una parte abbiamo Babou Abrams e che abbiamo Babou Steven, eh? A questo punto. No, mi viene a dire così. Però sì. Però sì è. Eh. Diciamolo, diciamolo, diciamolo. L'Enterprise da sola contro caccia e farché da guerra, Romulani. No, 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 era l'Enterprise con caccia e Fa C erano Romulani. In tutta quanta la loro flotta eh, fatta sia di caccia perché sennò non avevano senso i caccia nella scimitar cioè ancora adesso non ho capito perché la scimitar c'ha tutti quanti per caccia oltre alla gag ehm, con Picard e, e Data che tra l'altro hanno certi scambi cringe in questo film che vi giuro ho sofferto a rivederli. io non me li ricordavo per me il film dovrei vederlo muto veloce fino alla battaglia e ogni volta che con... sparano le navi essere felice poi mandare avanti veloce in muto Fino a che non gli sparano di nuovo le navi. C'è cioè, chi lo paragona: inutile dreadnought del primo ordine di episodio 8. Um, tecnicamente parlando. Um, Perché addirittura eh, l'inutile dreadnought? Quello cioè, era semplicemente... Fatto ma Io se reputo inutile qualcosa di episodio 8... Ragazzi, eh, Io che reputo... Che sono i bombardieri della resistenza. Quelli sono una scammata totale. Bombardiere. Veicolo che dovrebbe essere leggermente... Voglio dire, un po' resistente, un po' così. Quelli. Li guardi, boom, esplodono. Okay. ok. Soldi ben spesi, Leia. Soldi ben spesi. Grazie per l'input. Uh, saprò cosa dire in altra sede. <ride> uh, che Kikab, questa non la conoscevo, adoro. Ecco perché amo queste puntate. Io non me lo ricordavo così brutto sul film. Oh fidati fra è tanto che non lo vedi è tanto che non lo vedi quanto è bello a volte non sapere nulla di un franchise alle volte sì però anche qui no torniamo a quel discorso uh, che facevamo nelle prime puntate dei primi film perché a parte qui il trailer stava andando avanti perché un film come questo che ha paradossalmente costato 60 milioni di dollari ne ha guadagnati 67 raga hai messo un regista Ah, ecco, potevo farvela vedere qui la scena. Ha messo un regista che non, um, non ha avuto mai a che fare con il franchise. Hai preso una storia e l'hai fatta unicamente perché tu volevi andare avanti. Però era un momento in cui il mondo era pieno di Star Trek. E non pieno in cui, in senso, C'erano Star Trek, Loverdex, um, Discovery, eccetera. No, era pieno proprio il mondo che diceva no raga basta, perché Enterprise già era nel suo calo di visualizzazioni. Il precedente film era stato... All'epoca un, un grandissimo flop, e quando è uscito questo film, nel primo weekend è stato veramente battuto per la prima volta. Perché ogni film di Star Trek che è uscito, alla fine i fan hanno premiato il franchise e sono andati a vederlo fomentati. Questo film è stato il primo che, una volta che è uscito, non ha avuto neanche il weekend d'esordio. Al primo posto Ma mi sembra che esordì al secondo E fu battuto Questo non me lo scordo proprio Dal film con Jennifer Lopez E eh, Ralph Fiennes De lui che è il nobile Lei che è la commessa mi viene da dire un amore a 5 stelle Ma non sono sicuro che sia un amore a 5 stelle Credo di sì ma non ne sono sicuro E la settimana successiva il drop di visualizzazioni, che... visualizzazioni, il drop di spettatori al cinema era tipo del 70%, cioè già erano andati, tra virgolette, i quattro gatti a vederlo, poi dei quei quattro gatti ne sono andati il 70%, quindi un gatto è rimasto, e il film è passato dalla prima all'ottava posizione nell'arco di una settimana. Ora, abbiamo a che fare tutti quanti con il cinema, sappiamo che quando un film fa una cosa del genere, è considerato... Un, un problema Quindi anche questo problema qui Del fatto che i fan l'hanno cosato Non l'hanno premiato Un utilizzo boh, Sbagliatissimo Di tutto quanto questo budget Cioè ci sono stati film di Star Trek in passato Abbiamo visto Dove l'arte del risparmio ha fatto la padrona E hanno portato a casa dei grandissimi film Lo stesso Generazioni Star Trek 6 Sono film che hanno portato veramente al risparmio tutto quanto il franchise, però erano fatti con il cuore, con intelligenza. Invece qua si era puntato alle stelle, ma malapena siamo arrivati alle stalle. Quindi, cosa è successo poi? Vabbè, ah diciamo che poi è stato anche un po' sfortunato, eh, perché una settimana dopo che è uscito è uscito un filmino, un filmettino. Non so se lo conoscete. Si chiama, com'era? Il signore dei porcelli le due Sorelle, no, ovviamente era uscito perché, detto così, sembra anche un film per adulti. Mi dissocio da me stesso, da quello che ho detto. No, è Il Signore degli Anelli. Le due torri uscì quindi diciamo che non bisogna neanche proprio dare una medaglia per miglior settimana in cui far uscire un film. Una settimana prima dell'uscita del Signore degli Anelli mm. a sto punto, potevi fare due settimane prima, no. Eh, diciamo che per la prima volta in Star Trek all'epoca furono mostrate le battaglie spaziali come si deve Esatto esatto. Ciao pari, alla prossima I capobracchi si moltiplicano, esatto eh, Tutta la battaglia iniziale non ha ragione di desistere E dal punto di vista tecnico e da quello strategico No, non ha senso Come non ha senso il fatto che ci sta tutta quanta quella manovra lì De... Contro la Navità romulana per me, quella lì non aveva senso di, di esistere. Aspetta, tutto ciò non ho parlato ancora di questa cosa. Questa è una curiosità carina. Aspetta, eh. Mi sto preparando per questa parte. Dov'è? Ok, ok, ok. E, effettivamente nel 2002 non mi turbavano neanche le pere volanti. Eri piccola. Quello è il problema, eri piccola. Uh, ora che conosco Star Trek, probabilmente non mi piacerebbe. No, no, se lo vedessi adesso questo film non, non ti piacerebbe no, ma soprattutto, mh, con la visione di oggi, del mondo di oggi, ti accorgi anche di come è problematica questa struttura di Star Trek, cioè che lei, um, Diana, più volte nel film subisce delle violenze mentali, cioè proprio le, 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 le entrano nella mente, le danno visioni, le fanno vedere cose. E succederà anche più volte appunto nelle scene tagliate. Cioè, già sei l'unica donna della plancia, ti fanno anche questo, quindi oggigiorno questo film è anche un pochettino etichet etichettato come lui viene insultato con il nome della moglie, lei diceva così, quindi questo film tra quelli di Star Trek è quello che sotto quest'ottica mostra il fianco anche a uh, possibili problemi lato um, politically correct e, però oltre ai problemi c'è da dire anche una cosa mh, così simpatica e curiosa che per fare ok questa scena qui che tra l'altro è una di quelle visioni che eh, vi ho detto prima è, è stata utilizzata uh, la computer grafica perché hanno Ovviamente uh, lei inizia questa scena uh, abbracciando e an andando a baciare suo marito, appunto William Riker, e poi ci sta a cambio di inquadratura e si vede. Um, stavo dicendo nero, no, e si vede Shinzon. E um, però hanno detto: Ok, um, Jonathan, rasati. L'inizio della testa perché dall'inquadratura si deve vedere che sei pelato invece lui ha detto no. E quindi tutto quanto quello che vediamo in questo momento è, è tutto quanto finto, è tutta quanta computer grafica. Così fa, fa molto ridere. Per domani non è proprio una visione, in quella scena è più hardy. Ma no, a parte che non è Tom Hardy, tra l'altro. E però eh, ecco, questa qui era un'altra delle cose, però c'era un altro. Qual era? Qual era, qual era, qual era? Mi ricordo, cioè, mi sto scordando qualcosa. No, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto. E Brent voleva morire. Ah, ecco che cosa non vi ho fatto vedere. Dannazione, questo me l'ero dimenticato prima. Um, quando c'era stato il. Um, cioè, quando c'era stato. Uh, quando qualche anno fa c'è stato il grande boom del di fake e dei um, face reveal, eccetera. Un utente uh, si è divertito a. Mettere il viso di Jean-Luc sopra Tomardi nella scena del famoso reveal. Quindi io ce l'ho qui. Ovviamente se lo metto esplode tutto. Quindi la tengo così piccola almeno non la vedete troppo. Uh, però, ah, ma pure l'audio mi sembra un po' too much. Ehm... E quindi ecco, se voi andate uh, su YouTube se vi va di vedere uh, quello che era nella mente di questi pazzi sceneggiatori, ossia um, Patrick Stewart contro Patrick Stewart che combattono. Cioè, ragazzi sarebbe stato veramente di un cringe questo. Questo avrebbe veramente fatto molto più male di, di tutto quanto quello che abbiamo visto. E... Potete andare appunto a cercare Glioc Picard eh, Clone Shinzo Non Remus e lo trovate, però appunto ci si rende conto che per fortuna hanno chiamato un altro, un altro attore. eccola tra l'altro l'altra cosa, mamma mia, uh, oggi veramente pessimo perché questa qui dovevo dirla nelle fasi iniziali che non è stato solamente uh, subito Tomardi o meglio l'attore che è stato preso in considerazione, uh, ma all'inizio tutti quanti volevano assolutamente... Um... Oddio, no giochi, mamma mia. Aiutatemi, farà Skeleton Crew È il Watson dello Sherlock Holmes con Robert Downey Jr Non mi viene, mi viene da dire Erevet Mi viene da dire non Erevet uh. mm. Nocqueline Farrell Lo cerco Faccio la cosa più vergognosa di tutte e la cerco no, in Flirt Aiuto regà, non mi viene Giudlow, mamma mia Antonio De Grazia, vedete quei momenti in cui ti si ferma il cervello proprio contro l'alt canch e ti si rompe il cervello. Ecco, eh, in un primo momento era stato preso in considerazione Giudlow, che però all'epoca non era già uh, famoso, uno stadio oltre. E, um, e per l'appunto, attenzione Eret manda foto. Mamma mia! che cos'è questo oscempio che dici di stunt se questo è il della serie classica che brutto che brutto grazie di questo momento di condivisione vogliamo di, del nostro buon Erevet condividiamo veramente gli stunt ma poi i cliché eh, numero uno contro numero uno mentre avviene capitano contro capitano Do, queste cose che veramente negli anni 60 cioè, ecco Picard signori mamma mia e poi in origine uh, la trama della nave prevedeva tutto quanto quello come, come succede adesso, praticamente. Ossia che data sulla plancia prende spara al nucleo di curvatura. E qualcuno ha detto: sì, ok, scusatemi, raga, ma com'è possibile che data spara al nucleo di curvatura ed è stata la plancia? E eh, vabbè, c'è cioè, sta un tubo e spara. Cioè, quindi data spara ed esplode tutto perché colpisce il nucleo di curvatura. <ride> Oddio, in effetti ha molto poco senso. Eh, beh e allora si sono inventati quest'arma clamorosa che però il controllo di quest'arma è dietro la plancia. Quindi alla fine hanno fatto tipo una crasi di queste due pessime idee ed è venuto fuori questa cosa qui così. Mamma mia. Sì, speravo che fosse tuo di dieci anni fa perché vedevo questa schermata di... Um, Cos'è? Dico come si chiama? Windows Media Player. Dicevo ma come è possibile che abbia questo Windows Media Player? Di, di quanti anni fa è questo Windows Media Player? Però effettivamente lo potrei sapere, visto che io pure in questo momento sto utilizzando un PC Windows, però in effetti non guardo nulla su Windows Media Player. Ehm um... Quindi, poi, fatemi un attimo vedere se vi ho fatto vedere tutto quanto il, il male di, di questo film. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Sì, 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 sì. Uh, ah, piccolo fun fact. Uh, se qualcuno di voi ha avuto il coraggio di vederlo o um, vuole vederlo e farsi del male dopo questa live, um, riguardate questa scena con occhi differenti, perché... Quella che vedete nel film non è la scena che hanno girato, o meglio, non è la prima scena che hanno girato perché mh, per ovviamente anche motivi eh, di schedule è venuto fuori che questa eh, fosse una delle ultime scene da girare. E quindi in questo momento d'addio dove ci sta eh, Jean-Luc che saluta Riker eh, di Jonathan Frakes che lascia l'equipaggio dell'Enterprise uh, dopo 15 anni di un altro servizio assieme in cui sarebbero si sì, tornati per un film successivo però non sarebbero stati insieme sarebbero stati in scene separate capitani di navi differenti quindi non sarebbe stata di certo la stessa cosa fare un eventuale futuro prossimo film che avrebbe unito tutti quanti i franchise e quindi mh, sembra che il buon Patrick Abbia iniziato a piangere, proprio come una, una statua eh, di una volta, eh, proprio come un bambino eh, che proprio hanno dovuto fermare le riprese, eh, dargli il tempo di ricomporsi e quella che si vede qui, appunto, è la scena eh, subito dopo questo, questo stop e aggiunge un tocco un pochino più di, uh, di emozione al tutto. E francamente io non so se non mi sarebbe dispiaciuto un film di Star Trek con tutti quanti uh, gli equipaggi che uh, collidono, perché mi dispiace che anche al grande pubblico, magari Deep Space Nine e Voyager vengano percepiti come minori solamente perché non c'è un Enterprise e solamente perché i loro equipaggi non compaiono nei film, che poi, a volerla dire tutta, sia Voyager che Deep Space Nine hanno i loro personaggi e compaiono nei film perché qui compare Genui e compare pure Worf. Che Worf, mio caro Jean-Luc, non puoi dire che è un tuo membro dell'equipaggio perché Worf se n'è andato dall'Enterprise ed è entrato ufficialmente nell'equipaggio mm, nell di Benjamin Sisko, anche come eh, tenente comandante anche della Defiant. Quindi, quindi, quindi sia. Deep Space Nine, che sia Voyager, hanno avuto i loro rappresentanti anche al cinema. Ho voglia di vederlo per capire che effetto fa. Mamma mia! Da una parte sì, sono contento, però dall'altra ti ho regalato per un'ora e passa eh, quello che può essere vedere questo film adesso. Quindi... Pensaci bene. Addirittura si è commosso fino alle lacrime. Assolutamente sì. Dai, molto bella come cosa. Perché alla fine sappiamo pure lui che erano 15 anni di lavoro assieme, che vanno a finire. Quindi, c'è cioè, un briciolo, secondo me ti, ti emoziona. Ed è, ed è bello. Dai, è bello. Allora, um... di questa cosa già vi dico. Già vi dico che di questa cosa. Ne parliamo domani a ah, TV Mine Trendoni perché questo è una cosa. Non so se voi sapete che questa qui l'ha composta qualcuno e c'è un motivo dietro questo cambio. Non so se sapete chi ha composto questa cosa e che c'è un motivo dietro questo cambio. Ma come detto, ve lo dico domani, ne parliamo domani. Eh, no, adesso stavo recuperando al volo. Per, 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 no, 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 no. Spoiler, no, 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 no. Spoiler. No, 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 mamma mia. Eccolo qua! Il comunicato di. Um, di qui. No, 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 no. Mamma mia, quanto devo andare giù per trovare questa cosa? Non mi ricordavo mica che era, era. Oh, eccolo qua! Allora, perché praticamente um, mi sono imbattuto in questa cosa. Poi andiamo verso la chiusura. Eh? Uh, um, oh, voilà Eccolo qui: qui ci sta il comunicato um, di Franz TV, la serie che ha proprio preso la seconda stagione di um, Prodigy e dice che faceva parte dei loro accordi quando hanno preso la stagione 1 e la stagione c'era anche l'avere i diritti in anticipo della stagione 2, e che ce l'hanno tipo con esclusività fino al 2028. Ora, spero che questa cosa non voglia dire che fino al 2028 ce l'avranno loro, ma che tipo. A loro esce adesso e da noi esce tra un mese due mesi. Spero che sia così come cosa. Altrimenti vado in Francia con la scusa, uh, vado a Disneyland e mi guardo Star Trek Prodigy. E, però quello che volevo parlarvi era questo qui: che è un, un grafico importantino che si ricollega a quello che dicevamo prima, ossia le milioni di visualizzazioni anzi le visualizzazioni totali delle serie di Star Trek su Netflix perché innanzitutto stanno ancora su Netflix se voi lo sapevate dici ma come non so se sia Paramount ma a quanto pare no e, ed è interessante sempre tornando a quei discorsi prima perché The Next Generation è così così, così che The Original Series ha arrivato al massimo la prima stagione 5.1 milioni di spettatori Next Generation arriva a 7.2 milioni di spettatori e Deep Space Nine, guardate che crollo, guardate che crollo Deep Space Nine, 3.5, meno della metà di Next Generation. Questa cosa perché è dovuta? Anche perché volente o nolente magari chi ha visto i film ha potuto vedere questi personaggi, dice ah ma dove stanno questi personaggi? Dice carino questo film, magari me lo vedo negli anni 90 nei primi 2000 e poi magari ti approcci a cosa? a Deep Space Nine? no, perché non c'è non hai avuto un rapporto sono sicuro che un, un ultimo film che avrebbe unito tutti quanti i franchise come succede nelle serie che vediamo no? magari la comparsa, la guest star oppure in pieno stile DC con quelle assemble definitivi che avvenivano ehm, sarebbe stata una cosa che avrebbe fatto bene tanto a Deep Space Nine quanto a Voyager che... È andato male Voyager, ma non tanto quanto, ma non tanto quanto. E perché potete vedere Voyager arriva a 4.7 milioni di, di visualizzazioni. Um, però sì, come dici te anche Erevet, è una considerazione più matura perché serve essere... Non è la cosa leggerina, però comunque anche al grande pubblico sapere che ci sta una cosa un pochino più forte, altri personaggi è importante da sapere. Un film avrebbe potuto aiutare. Assurdo pensare invece che, non so se ci state facendo caso, la prima stagione di Enterprise è come la prima stagione di Next Generation. Cioè ora ci sono io qui in mezzo e non riesco a farvelo vedere alla perfezione. Devo zoomare in questa maniera terrificante per farvi vedere Next Generation 7.2. Enterprise stagione 1 7.2, è un dato importantissimo. Perché Enterprise ha smesso di essere stata guardata come serie? Perché in quanto a dato in quanto a data, era la più moderna. Quindi tu inizi a vedere Enterprise, poi viene anche perso un po' dalla trama. Poi però ti accorgi che sei un po'. Pochino... Quel problema che ha riscontrato pure con me. Che si è travolto da uh, questo feels dei, uh, di problemi che però non sono problemi. Cioè, Capitano! Curvatura 3! Oh, wow! Curvatura 4! Fu, I phaser sparano 6 volte di fila ora. Cioè. Mh, no, ci sono altre cose. E quindi questo non riesce più a essere sostenuto dalla trama e quindi secondo me pa, 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 arriva a precipitare, ma comunque un dato superiore a Deep Space Nine povera Deep Space Nine e, però niente, volevo mh, condividere con voi pure questo, mh, questo piccolo uh, schema prima di avviarci alla chiusura perché uh, signori, uh, con oggi abbiamo finito i film di uh, The Next Generation, del, dell'equipaggio di The Next Generation e settimana prossima possiamo cominciare con i film di GG Abrams no, c'è a recuperare la live di settimana scorsa dove parliamo appunto dei film di, eh, di Star Trek 2009 settimana prossima in teoria eh, non c'è Discovery settimana prossima è 3 quindi potremmo avere già Discovery non so se avremo anche noi qualcosa però qualche review secondo me internazionale sarà, sarà disponibile. Quindi magari potremmo un po' calcolare il sentiment e mettere un attimino in stand-by i due ultimi film di Star Trek, anche perché dopo che abbiamo parlato di Nemesis, ragazzi, serve un attimo a disintossicarsi dai brutti film di Star Trek, perché almeno Star Trek 2009 era tipo Nemesis, Star Trek 2009 Into Darkness Beyond. Almeno era eh, un puntino alto, ah, ci dai, alla fin fine ci stanno cose. La colonna sonora, capito? C'era qualcosa di buono da dire. Mm, invece, adesso devi tornare a parlare, a spalare Melma e basta. E, mm, quindi, settimana prossima. Siamo un pochino più focus su, su Discovery. Vedo con favore che Voyager ha sempre mantenuto buoni ascolti. Sì, Voyager si difende molto bene, anche se non capisco perché chi ha fatto questa infografica ha voluto mettere la Voyager in senso contrario, cioè tutte le navi guardano di là, no, tutte le navi guardano da questa parte per voi, tranne la Voyager che guarda la parte opposta. Va bene, e, però sì, e paradossalmente parte con um, una stagione 1, con 4.7 milioni di spettatori, ne ha di più nella stagione due, Come non guardare la prima che è noiosa, e poi dopo ne ha ancora di più nella quarta. Chissà per quale motivo, <ride> chissà per quale motivo è l'unica, ragazzi. È eh? solo Voyager alla quarta stagione superiore alla prima. Mm. Chissà quale può essere il motivo per cui una cosa del genere sarà successo. Bah. Forse perché la voyage è da una quadrante gamma? Non dimenticarlo, si giro. No, non lo dimentico. Tanto è Discovery, non me lo posso dimenticare. Eh, no, secondo me... La Wi-Fi... La... La... Io pensavo ho letto la Wi-Fi di 9. Penso di essere veramente dislessico in questo momento. Se ho letto la Wi-Fi di 9. Però ti giuro, la wifi di 9 ci sta, ci sta, ci, ci sta e comunque sì, 7. Guarda caso, proprio dalla stagione in cui compare 7, ma va, Voyager, wow, si alza superando la prima stagione. Ragazzi, per me, come al solito, è stato un Enorme piacere. Eh, in chiacchierare di Star Trek eh, con voi. Spero che vi siate divertiti. Ovviamente vi ricordo che l'appuntamento domani è con TV, Omini e Trenoni, che sarà un puntatone, regà. Perché domani abbiamo già un botto di roba di cui parlare. Sette alzo gli ascolti, e non solo, no. E. Allarme dichiarazione pericolosa, allarme dichiarazione pericolosa. E, quindi vi ricordo appunto domani l'appuntamento è la con t e Trendoni. Non mancate, sempre qui alle 21 su Movie Player. E poi venerdì ci facciamo un bellissimo cinecaffè eh, pre-Pasquale. Non ehm, pre-pasquale, perché poi arriva un, 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 uno in live che si chiama Pasquale, ma proprio perché è proprio il Cinecaffè prima di Pasqua. Quindi, come abbiamo fatto il cine panettone Caffè prima di Natale, a questo punto facciamo anche il Cine Colombone? Non lo so. Ci facciamo il Cine Colombone Caffè venerdì mattina. Domani un secondino. per Perridrisco è rimasto fuori casa. Eh, chissà. Chissà. Pasquale, la mamma mia. Grande spettacolo. Grande spettacolo. SROT! Sento vecchio, mi sento vecchio, più vecchio di fare certe considerazioni. E yeah, buon proseguimento di serata, buon proseguimento di serata a voi proprio. E come al solito, come dico sempre, vi ringrazio infinitamente per, ehm, per essere stati qui con me. Mm, è bellissimo avervi tutti quanti in plancia qua così. Vi mando un caldissimo abbraccio. Ed essendo mercoledì vi posso. Ok, ed essendo mercoledì vi posso augurare lunga vita e prosperità. Ci vediamo domani, sempre qui, alle 21 su MoviePlayer con Gab. No, no.